padre Paolo Dall'Oglio, una laurea a Napoli in lingua araba e in teologia alla Gregoriana con una tesi sulla speranza dell'Islam. Nel 1982 scopre i ruderi del monastero cattolico siriano Deir Marmusa Labashi e vi si insedia per un ritiro spirituale dal mondo per poi decidere di rifondarlo. Fortemente impegnato nel dialogo interreligioso con il mondo musulmano, rimedia un decreto di espulsione da parte del governo siriano. Il 12 giugno 2012, dopo 30 anni, padre Paolo Dall'Oglio è stato costretto a lasciare la Siria. Sono avvilito, ma non meravigliato, ha detto. Grazie a padre Paolo Dall'Oglio. Grazie. Raccolgo questo caloroso benvenuto a questo barbone bianco in nome dei giovani della Siria. C'è una menzogna di regime che è stata veicolata in diversi modi, anche dai media occidentali, anche dai media ecclesiastici, e che ha fatto sì che i giovani siriani che si sono sollevati per chiedere democrazia pluralista, diritti dell'uomo e dignità umana, oltre che uno sviluppo economico non mafioso, abbiano dovuto pagare l'immenso prezzo, il tragico prezzo di vite umane, di distruzione delle infrastrutture, di ritardo accumulato sul piano economico e dell'organizzazione della società lungo questi tremendi 17 mesi. Io sono onorato di essere qui con voi per dire in pochi minuti qualcosa della situazione siriana. Vi viene raccontato che in Siria c'era una magnifica armonia interreligiosa, intercomunitaria, interculturale e che il terrorismo la sta distruggendo e che Bashar al-Assad sarebbe l'unica soluzione. Questa è la menzogna di Stato. Il fatto è che la Siria è mosaicale, musiva, rapidissimamente vi posso dire che c'è una complessità culturale dove accanto a una comunità sunnita maggioritaria, legata alla Turchia, all'Arabia Saudita, ma anche polo culturale di per sé, perché la Siria non dipende culturalmente da nessuno, è fondale dal punto di vista della civiltà, e i sunniti siriani sono fratelli musulmani, quelli che sono stati distrutti a Hama nel 1982 con 20.000 morti, sono salafiti, che è un altro soggetto cultural politico religioso contemporaneo da prendere sul serio e che nelle sue derive più estreme significa anche Al-Qaeda, se volete, ma è come un figlio nato male, di una complessità da prendere sul serio e che riguarda anche l'Arabia Saudita. Io, se ti chiedessi quanti di voi sono partner economici dell'Arabia Saudita, si leverebbero tante mani. Quindi è da prendere sul serio questa realtà, questo complesso musulmano saudita e del Golfo. Ci sono i sufi siriani che sono tanti e che sono persone di grande spiritualità, apertura, inclusività. E poi ci sono i sunniti siriani come i cattolici italiani che vanno a messa una volta all'anno, voglio dire, che sono secolarizzati, che hanno preso una distanza, che sono interessati ad una società plurale e secolare. Gli sciiti siriani sono alawiti, che sono il clan del presidente. E qui
Tra parentesi, voglio rendere onore a quei sunniti e a quegli alawiti e a quelle alawite che sono stati in prigione, che sono stati messi fuori dalla logica del potere, che si sono opposti al regime negli anni scorsi, sono stati in prigione come gli altri. Non è che è un clan familiare, chiuso, integrato, coerente. Gli alawiti sono un gruppo sciita, diciamo, periferico, marginale, che però in Siria hanno una certa importanza e, per delle ragioni complicate da dire adesso, sono il clan della cricca del presidente. La Siria si è svuotata ideologicamente negli anni 90 e negli ultimi 10 anni, e quindi è rimasta solo la mafia di casa a comandare. Esistono altri sciiti che sono gli stessi dell'Iran e del sud del Libano, quelli che chiamiamo del dodicesimo imam, se qualcuno è curioso di queste cose. E quindi, insieme con gli ismailiti, quelli dell'Aga Khan e i drusi, è un po' la galassia sciita siriana, tutta minoritaria, ma sapete che l'Iran conta molto su queste associazioni, su queste familiarità con gli sciiti del Medio Oriente, per imporsi come una non aggirabile potenza regionale. I cristiani sono forse il 10% della popolazione, divisi in una quindicina di denominazioni, e quindi una Siria mosaicale. Non l'ha mica inventata Assad, la Siria mosaicale. La Siria plurale ed armonica è il tesoro dei siriani ed è un tesoro per noi tutti, che si trova nell'est del Mediterraneo e che deve poter essere, sai, l'est del Mediterraneo è anche la sorgente di questo fiume di civiltà che è il Mediterraneo stesso. L'ho detto a Vittoria nella West Coast, dico: guardate che il fiume di civiltà comincia nell'est del Mediterraneo e arriva fin qui nella West Coast americana. Questa è la nostra civiltà, è una sola, non si può dividere. Ciò che succede in Siria ci riguarda tutti, riguarda il destino della nostra civiltà comune. Questa Siria è stata assoggettata a 40 anni di regime, nella logica della guerra fredda fino al 1989, poi in una deriva dittatoriale paragonabile a quella dell'Egitto, della Tunisia, dell'Algeria, della Libia. Questi organismi dittatoriali non sono solo corrotti, producono corruzione anche nel nord del Mediterraneo. Gheddafi non era solo corrotto, produceva corruzione anche in Italia. Era le democrazie che non operano per la democrazia globale si corrompono a causa del sistema internazionale di corruzione che diventa più forte. Pensate solo alle mafie delle droghe, in cui la Siria ha una fetta. Hanno una capacità di dissoluzione della coerenza democratica che è veramente eversiva e che richiede una presa di posizione di grande coerenza internazionale. A me piace più parlare di globale che di internazionale. Internazionale fa pensare ad un'associazione di regimi, una banda di strutture di potere. Globale significa la presa di posizione della società civile comune, di tutti noi, per il bene di tutti noi. Io so che i giovani oggi, a cominciare dal livello religioso, ragionano in termini di universalità. Sento sempre nel mio monastero i giovani che vengono a visitarci e che dicono: la miglior dimostrazione che tutte le vostre religioni sono false è che vi escludete gli uni gli altri. Allora io oggi sono qui per dirvi che la Siria ha bisogno di tutto il Mediterraneo in una logica di solidarietà senza
piegarsi alla logica dell'interesse e della paura. Avremo l'Islam che avremo saputo sperare. Il soggetto politico musulmano è complesso. Ridurlo ad una caricatura terroristica è ingenuo. I giovani siriani stanno soffrendo per la loro libertà, stanno soffrendo anche per la nostra. Ho detto anche a Kofi Annan che abbiamo un dovere di riabilitazione dei giovani che sono stati trascinati nella violenza politica e politico-religiosa. Non si può ragionare solo in termini di antiterrorismo, anche quando è necessario. Occorre avere una prospettiva di reintegrazione sociale, civile e anche simbolica dei giovani che sono stati trascinati nella violenza politico-religiosa. Come è stato fatto, forse alcuni di voi lo sanno per memorie familiari, come è stato fatto per i giovani terroristi italiani che sono stati visitati in carcere da persone che hanno lavorato alla loro riabilitazione civile e spirituale, fino a casi interessantissimi di riconciliazione tra famiglie delle vittime e famiglie dei terroristi. Noi dobbiamo lavorare in quest'ottica, però oggi c'è un'urgenza. Chiunque di voi metta su internet, usi Facebook, usate tutto quello che potete per un grande appello per salvare i siriani da questa follia. Questo massacro si deve interrompere e si può interrompere. Purtroppo oggi la Siria è usata come ring regionale nel quale l'Occidente vuole schiaffeggiare la Russia e nel quale il mondo sunnita del Golfo vuole schiaffeggiare l'Iran. Io non dico che la Russia e l'Iran siano stinchi di santo, ma sono e rimarranno soggetti geostrategici non aggirabili. Conviene lavorare sulla Russia futura e sull'Iran futuro, sia sul piano economico sia sul piano geostrategico. Invitiamoli ad una Siria neutrale, non una Siria qualunque, una Siria interamente democratica, perché i giovani siriani gridano per la strada davanti ai cecchini: meglio morire che perdere la dignità. La democrazia in Siria, la dignità dei siriani non è in discussione. I siriani sono disposti ad arrivare fino in fondo a qualunque costo, ma sul piano geostrategico non c'è nessuna ragione che la Siria, da soggetto di una realtà vittima degli interessi iraniani o degli interessi russi, debba passare armi e bagagli agli interessi occidentali. Non è neanche interesse dell'Occidente. La Siria sia neutrale come lo era l'Austria dopo la Seconda Guerra Mondiale e che è riuscita a essere paese ponte e che ha preparato il superamento della Guerra Fredda. Una Siria così sarà una Siria per tutti sul Mediterraneo e in quel crocicchio essenziale che è il Medio Oriente, e allora tutti per la Siria. Io vi ringrazio per la vostra attenzione.